Ok, è apparso il simbolo della registrazione, siamo in diretta. Allora, adesso che diciamo abbastanza tardi, non voglio fare cose troppo pesanti, cioè come dimostrazioni, però l'argomento di per sé non è proprio semplicissimo. Si tratta della riduzione, lo cominciamo stasera, lo finiamo domani mattina, a forma canonica di Jordan. Prendiamo una matrice A, una matrice per esempio reale n per n. Supponiamo che A abbia gli autovalori tutti reali. Un'ipotesi, eh? Appartengono tutti a lei. Allora, che vi diceva il lemma di Schur dell'altra volta? Dice che esiste il lemma di Schur, che esiste una matrice M tale che M a meno 1 uguale a M trasposto e tale che M a meno 1 a M o M trasposto a M la stessa cosa, sia una matrice, qua appaiono lambda 1, lambda N e qua mi appare qualcosa, una matrice triangolare, quindi posso triangolarizzare la mia matrice usando un cambiamento rigido di base, cioè usando una matrice M ortogonale. In realtà voglio sapere se posso fare meglio di così. Se posso fare meglio di così. In questo caso la matrice non sarà più ortogonale. Questa riduzione a forma canonica di Jordan dirà che esiste M invertibile, chiamiamola N invertibile, se no pensate che la stessa matrice di sopra, ovviamente non è, non lo è, tale che N a meno 1 a N, come sarà? Sarà della forma lambda 1 lambda N. Poi qua ci sono tutti zeri, poi pure qua ci sono zeri, tranne su quella che si chiama la diagonale secondaria, cioè la riga sopra la diagonale. Qui ci avrete dei valori, chiamiamoli. Allora, il primo non c'è perché questo è lunga n-1, no? Quindi il primo è c con 2, l'ultimo è c con n e c con j o è 0 o è 1. C con j o è 0 o è 1. Quando passo da un autovalore all'altro, allora gli autovalori suppongo che siano messi in ordine crescente.
avete che lambda i e lambda i più 1 sono due valori diversi, sopra lambda i più 1 ci deve stare per forza 0. Ok? Cioè, esempio, supponiamo che qui ci siano una matrice 9x9, allora qua compare 1, 1, facciamo, i valori sono 2, 2, 2, poi compare 3, poi compare 5, 5, mettiamoli un po' più obliqui, poi mettiamo 7, 9, 9, 7, 8, 8. Ok? Allora, mentalmente voi dovete fare questi blocchi qua. Quindi qua ci avrete, allora, fuori di questi blocchi ci sono solo 0. Poi qua ci avete un blocco 3x3, un blocco 1x1, un blocco 2x2, un blocco 1x1, un blocco 2x2. Ora, nella parte inferiore dei blocchi ci deve stare per forza 0. Anche qua sopra ci deve stare 0. Quindi qua ci sono solo due elementi. Ok? Che sono, che non si sa quando sono. Qua c'è solo un elemento che non si sa quanto è, qua c'è solo un elemento che non si sa cos'è. Allora, questo elemento sarà o 0 o 1. Per esempio, mettiamo, che ne so, qua 1 e qua 0. Dipende. Qua invece, cosa può succedere? Può succedere che possiamo avere 0 e 0, può succedere che possiamo avere 0 e 1, può succedere che possiamo avere 1 e 0, e può succedere che possiamo avere 1 e 1. Sono tutte le possibilità, sono aperte. Chiaro? Ma tra un blocco relativo a un altro valore e un blocco relativo all'altro valore, cioè sopra il 5 qua, a destra del 3 e sopra il 5, non ci può stare, ci deve stare forza 0. Questi qua si chiamano blocchi, ognuno di questi si chiama il blocco di Jordan relativo alla probabilesi. Allora, per capire perché viene così, cerchiamo di ricondurre il problema a un problema più semplice. Quindi supponiamo, tanto per partire, che la nostra matrice A abbia un solo autovalore. Lambda. Ok? Ok. Allora io che cosa so? So che esiste una matrice M. Adesso applico Schur. Tale che M a meno 1 uguale a M trasposto. E m a meno 1 a m, come è fatta? È lambda, tutti lambda, qui c'è qualcosa e qui c'è 0.
l'equazione. Facciamo m a meno 1 a m meno lambda i. Innanzitutto posso dire che questo è uguale a m a meno 1 a meno lambda i per m. Questo è lo stesso discorso che abbiamo fatto l'altra volta per dimostrare che gli autovalori erano mai m. Però come è fatto? Se io prendo la matrice di prima e ci tolgo lambda i, ottengo una matrice che ha quello che c'era sopra rimane quello che era, ma sulla diagonale principale e sotto la diagonale principale ci stanno tutti zero. Una matrice di questo tipo è nilpotente. Che significa il nilpotente? Che se la io se la elevo a una potenza opportuna mi dà la matrice nulla. Allora, cominciamo con un esempio e poi facciamo la dimostrazione. Prendiamo una matrice 3x3. Allora, 0, 1, 2, 0, 0, meno 1, 0, 0, 0. Prendiamo questa, la chiamiamo B. Io dico cominciamo a fare B per B. Cosa devo fare? Allora, devo scontrare questa riga con queste colonne. Allora, vedete, 0, 1, 2 con 0, 0, 0 mi dà 0. 0, 1, 2 con 1, 0, 0 pure mi dà 0. Quando vado a fare invece 0, 1, 2 scontrato con 0, meno 1, con 2, meno 1, 0, mi dà meno 1. Questa riga qui invece scontrata con tutte e tre le colonne mi dà tutti 0. L'ultima, meglio ancora perché è la riga nulla. Ma anche la seconda, perché il meno 1 si va a scontrare solo con gli elementi sulla terza riga e quindi mi dà. Adesso quando vado a fare B con cubo, cosa devo fare? Devo fare B quadro per B. Ma ho un'altra volta 0, 0, meno 1 moltiplicato per queste righe qua e mi viene tutto 0. Quindi questa qua è la matrice nulla. Ok? Praticamente cosa succede? Ogni volta che fate una potenza di questa matrice, allora quante sono queste diagonali qua fino ad arrivare alla diagonale principale? Sono esattamente 3. Praticamente ogni volta che fate una potenza, una diagonale in più diventa 0. Almeno una, certe volte. Per esempio, se io qua c'avevo 0, anche se ho B4 che viene a 0 lo stesso. Ok? Quindi almeno una alla volta mi diventa 0. Quindi, quando faccio B cubo, per forza, mi deve venire 0. Ok? Ora, questo siamo in grado di dimostrarlo in generale, certo che siamo in grado di dimostrarlo in generale. Perché io so che una matrice B lemma allora com'è fatta una matrice B
come faccio a dire che la matrice B dalla diagonale principale in poi ha tutti zero? Quali sono gli elementi? Maggiore o uguale di
maggiore o uguale di K, io so che B I H K è uguale a 0. Ok? Allora, supponiamo che K I sia più grande o uguale a J meno A. Allora, fino a che non arrivo a I, io so che questi termini sono uguali a zero. Ma nel momento in cui K supera I, K è almeno I più 1. Quindi, siccome I è J meno H, I più 1 è almeno J più 1 meno H. Quindi K soddisfa quest'altra disuguaglianza. Cioè, se K non soddisfa questa uguaglianza, allora, usando questa, K deve soddisfare per forza questa. Quindi, in questo prodotto, se io prendo questa ipotesi, implica che questo prodotto è una somma di prodotti, questo prodotto di R colonna è una somma di prodotti elementari in cui uno dei due termini deve fare per forza 0. Se uno dei due termini deve fare per forza 0, 0 più 0 più 0 più 0, ok? E questa è la dimostrazione. Ovviamente quando H arriva esattamente a N, a quel punto la matrice è per forza nulla. Una matrice che è elevata a una certa potenza mi diventa nulla, si chiama nilpotente. Quindi cosa posso concludere? Vado a scrivere qua quello che ho dimostrato. Allora, io ho una matrice A appartenente, cancelliamo il caso generale perché stiamo a fare questo caso particolare. La matrice A, so che la matrice è n per n e suppongo che A ha un unico autovalore lambda con molteplicità, quella che si chiama molteplicità algebrica n. Facciamo il caso che lambda fattoriale. Allora, ho dimostrato che A meno lambda I, ho dimostrato che esiste M tale che M trasposto è uguale a M ortogonale, tale che M a meno 1 A meno lambda I M elevato ad H a n, scusate, è la matrice nulla. Ma perché si sono messi sul pianerotto? Voilà, la luce rientra da...
Allora, è la matrice nulla. Tuttavia, se andate a fare il conto, questa qua non è altro che m a meno 1 a meno lambda i alla n per m uguale a 0. Perché? Perché quando moltiplico per n, ogni volta che moltiplico, no? Voi avete m a meno 1 bm per m a meno 1 bm per m a meno 1 bm. Vedete che m a meno 1 ogni volta se ne va? M a meno 1. Quindi è come fare, quando faccio questa potenza, è come fare la potenza solo di quella centrale. Ma una volta che sono arrivato qui, questo mi dice che a meno lambda i elevato alla n deve fare la matrice nulla. Guarda, bella la senso. Alla fine della fiera noi abbiamo dimostrato che se una matrice ha un unico valore, io ce la tolgo, cioè cosa ci tolgo? Ci tolgo lambda volte l'identità, la matrice che ottengo è nilpotente, cioè elevata a n elevata a n. Di nucleo, il nucleo dovete aver per forza incontrato durante o di kernel. Chi è il kernel di una matrice chiamiamola A? È l'insieme dei vettori V tali che A per V è uguale a vettore 1, cioè sono gli autovalori dell'autovalore 1. Ok? Allora noi cosa sappiamo? Poi possiamo anche, supponiamo di prendere una potenza di una matrice A, per esempio A qua, andiamo a fare il kernel di A quadro. Questo è l'insieme dei vettori V tali che A quadro V, ovvero sia A per A per V, deve fare il vettore V. Allora, noi sappiamo che questo qua che cos'è? È un sottospazio vettoriale di R. O no? Qua stiamo parlando di una matrice A generica. Okay. Questo pure, perché anche qua è una matrice, quindi anche questo è un sottospazio vettoriale. Quale dei due contiene l'altro, ovviamente? Ce n'è uno dei due che contiene l'altro. Io dico che questo contiene questo, perché se A per V fa vettore nullo, allora quando andate a fare qua, qua mi viene il vettore nullo, A per il vettore nullo mi dà il vettore nullo. Quindi questo, questi qua non sono altro
che è una successione di spazi di sottospazi vettoriali di Rn. Siamo sempre in tutto reale, poi quando avremo finito il caso reale poi parliamo pure del caso complesso, insomma non è che non si possa dire niente anche lì, si può dire. Ora andiamo a vedere cosa succederà in generale. Ripeto, qua non c'è l'ipotesi che abbia un unico autovalore. A un certo punto vedremo che per forza il ker di A alla H deve essere uguale al ker di A alla H più 1. E qua lo dico. Perché ogni volta che il mio spazio vettoriale sale, deve salire pure la dimensione. Siccome la dimensione totale è n, è un numero finito, per esempio se siamo a 7, le dimensioni posso fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, basta. Però, non è detto che questo numero sia n. In quel caso lì, per questa matrice qui, A meno lambda n, la dimensione di ker di A alla H quando H è abbastanza alto sicuramente sarà il ker di A meno lambda I alla N sarà N, perché là abbiamo appena dimostrato che significa matrice nilpotente. Io prendo questa matrice la moltiplico per un qualunque vettore V, se è nulla mi darà 0. Quindi sempre in questa ipotesi io so che il ker di A meno lambda I alla H è uguale a Rn quando per ogni H più grande di N. E nell'ipotesi che A abbia un unico autovalore. Qua invece no. Qua che di A meno lambda I alla H, cioè scusate, di A alla H può anche essere il vettore nullo, no? Se A la matrice era invertibile è il vettore nullo, e se faceva 4 era sempre il vettore nullo, e se faceva cubo era sempre il vettore nullo. Se la matrice è invertibile, anche se faccio A per A per A per A tante volte, rimane sempre il vettore nullo. Però poteva anche non essere il vettore nullo, ci potevano essere dei vettori, se la matrice non è invertibile, dei vettori che andavano a 0. Quindi questa successione poteva avere delle dimensioni che salivano, però a un certo punto si devono stabilire. Nel momento in cui si stabilizza la prima volta sono sempre uguali, questo lo vedremo. Ok? Questo però lo vedremo forse più domani. Oggi c'è il caso generale, quello con più autovalori. Oggi vogliamo completare il caso con un solo autovalore. Quindi in questo caso qui è evidente, no? Io ho dimostrato che quello fa 0, quindi se qua ci metto elevato a n, il ker mi deve fare tutto Rn. Se ci metto un h maggiore è chiaro, ha maggior ragione. Quindi questa sicuramente si stabilizza da n in poi. Si può stabilizzare pure prima. Ok? Ora prendiamo sempre questo caso particolare.
Prendiamo sempre questo caso particolare. Quindi io so che A appartiene a R n per n. A unico autovalore lambda appartenente a R con quella che si chiama molteplicità algebrica, cioè il polinomio caratteristico di A di lambda è uguale a A di T è uguale a T meno lambda elevato a lambda meno T elevato a lambda. Perché devo fare determinante di A meno T, come la radice deve essere lambda, non lo posso chiamare lambda perché ho già chiamato, ho impegnato lambda con l'autovalore, ok, e otteniamo questo. Allora io so che sicuramente questo è contenuto in questo, che è contenuto in questo, che è contenuto in questo, che è contenuto in questo. Ok, allora quindi cosa posso dire? E questo contiene il vettore nullo. Quando passo alle dimensioni, io avrò la dimensione dello spazio banale dato dal vettore nullo che fa 0 è minore o uguale della dimensione del kernel di A meno lambda I, che è minore o uguale della dimensione del kernel di A meno lambda I quadro, che è minore o uguale della dimensione del kernel di A meno lambda I cubo, minore o uguale della dimensione del kernel di A meno lambda I alla n, cioè minore uguale alla dimensione del kernel di A meno lambda I alla n più 1, che è minore uguale, ma in ogni caso sono tutte quante minore uguali di n, perché siamo fermi nel n. Allora, innanzitutto cosa abbiamo dimostrato? Allora, questo qua lo chiamiamo, questo è 0, questo numero qua lo chiamo S1, questo numero qua lo chiamo S2, successivo, che è minore uguale di S3, che è minore uguale di S con N, che è minore uguale di S con N più 1, minore uguale, sempre minore uguale di N. Allora io cosa so? Innanzitutto so un'informazione che abbiamo visto prima, cioè che S con N, questo è uguale? Qual è la dimensione del kernel di A meno lambda I alla N? Siccome A meno lambda I alla N è una matrice nulla, cancellato. Sì, l'ho cancellato. Questa è la matrice nulla. E allora il nucleo chi è? Tutto R n.
Se il nucleo è tutto terreno, questa dimensione S con N, quello deve fare? N. Quindi almeno da qui in poi sono tutti uguali. Quello che non sappiamo ancora, quello che non sappiamo ancora e che vogliamo dimostrare, è che se io faccio S con I, allora S con 1, io dico che è maggiore di S2 deve essere più grande di S2 meno S3, che deve essere maggiore di S3 meno S4, che deve essere maggiore di Sn meno Sn più 1, che infatti fa 0. N più 1 meno Sn, poi da qua in poi sono tutti qui. Io dico che deve valere questa cosa qui. Allora, adesso non la dimostriamo direttamente, questa la dimostriamo sicuramente nella seconda ora, però vi dico perché è vera, vi spiego perché è vera, cosa succede. E allora questa lavagna non la voglio cancellare. Però per spiegarvi perché è vera vi devo fare dei richiami di algebra lineare del primo anno, che però non sono sicuro se vi ricordate o no. Allora, queste non le dimostro perché è roba del primo anno, però supponete di avere uno spazio vettoriale V e supponete che V sia uguale a U più W. Allora, V è uno spazio vettoriale e V e W sono U e W
sono sottospazi vettoriali di punti. Quando scrivo questo significa che per ogni V appartenente a V esistono U appartenente a U e W appartenente a W piccolo appartenente a W grande, tale che V piccolo è uguale a U piccolo più W piccolo. Cioè, quando faccio la somma di tutti i vettori che stanno in U, con tutti i vettori che stanno in V, ottengo tutto lo spazio. Ok? Supponiamo pure che la dimensione di V faccia N. Allora, in questo caso V si dice somma dei sottospazi U e W. U e W. Però voglio individuare in questa situazione un caso particolare. Perché? Se io vado a fare l'intersezione di U e W, e vado a fare la dimensione di questo spazio qui, io che la dimensione di V è uguale alla dimensione di U più la dimensione di W meno la dimensione dell'intersezione. Questo è un teorema che si dimostra al primo anno. Se volete vedete la dimostrazione, andate a vedere le mie lezioni del corso di analisi 2. Come si fa? Si prende una base di U intersecato W, che sono, diciamo, facciamo conto che questo c'è dimensione 5, questo c'è dimensione 4, questo c'è dimensione 2. Allora questo deve avere dimensione 7. Okay, questo si chiama regola di Grassmann. Allora voi prendete due vettori che mi fanno a base di questo, poi ci aggiungete altri due vettori in maniera che siano a base di W, si può sempre completare una base, e poi sempre gli stessi due vettori li riusate come base di Q completandole a una base, ci mettete altri tre vettori in U che siano, che mi diano a base di U. Allora prendete i due vettori che stanno qua, i due vettori ulteriori che avete preso in W e i tre vettori che avete preso in U, mettete insieme questi sette vettori e andate a vedere che si tratta di una base di V che vi generano tutto V e che sono linearmente indipendenti. In particolare a me interessa il caso che allora V si dice somma diretta di U e W quando V è la somma di U e W e poi la dimensione dell'intersezione di U e W fa 0. Chiaro? Cioè se voi avete che l'intersezione di U e W vi dà solo il vettore nullo, in quel caso potete concludere che che innanzitutto la dimensione di V è la somma di quei due, ma potete anche concludere nel caso di somma diretta che la coppia U e W da prendere per fare il vettore V è unica. Okay. Immaginate due rette non ortogonali, non per forza ortogonali, qua non abbiamo mai parlato di ortogonalità. Pensate a due rette in R2. Allora, se prendete due rette sotto spazi vettoriali, quindi si intersecano nell'origine, faccio un abbozzo di figura qua. Voi prendete un qualunque vettore V, lo potete sempre proiettare
sulle due rette, no? Vedete, questo è U, questo è W e la somma di W. Lo proiettare sulla B, certamente la proiezione non è ortogonale, ma la combinazione, diciamo, i vettori U e W che mi danno la somma V sono una coppia ben precisa, è solo questo. È chiaro? Questa è tutta roba elementare, sono questioni di analisi, ok? Ok. Allora, vedere che succede, vediamo un po' se ci abbiamo, vabbè, facciamo prima 5 minuti di pausa.